oggi l'Inter non va a vincere. Comunque. Avete visto la loro espressione del video? Cavolo, non fai più pronostici perché non ci perdi manco per un cazzo. Quindi non fai pronostici. Ieri eri convinto Salernitana-Inter 1x, l'Inter perde 2-0. Ecco, 4-0 per l'Inter con poche di Lautaro. Però bisogna dire una cosa da sportivo, ma soprattutto anche da interista, che la Salernitana ci ha messo un po' una bella ordine. Meritava qualcosa di più, un gol lo meritava sicuro, perché comunque fino all'ingresso di Lautaro Martinez l'Inter non aveva creato nulla, ma almeno non aveva impensierito ciò, e la Salernitana era lì lì che poteva sedere da un momento all'altro, e poteva succedere, infatti va anche il pareggio fuori gioco, però comunque la Salernitana è una buonissima squadra che forse meritava qualcosa di più di un 4-0, forse un 4-1, 4-2 massimo. Ma comunque questo è il calcio. La Salernitana adesso non so cosa succederà a Paolo Sosa, ma secondo me è una buona squadra che può salvare tranquillamente. Se non avesse quei problemi con Sosa, con DA e compagnia bella. Comunque, questo è un video per il doc. È un meganissimo cavolo che non fai più pronostici perché non ne azzecchi neanche una. Adesso oggi tocca a voi. Il 18 c'è Atalanta Juventus. Occhio cavolo, occhio che Atalanta è sempre quella squadra che è un piccazzo. Che contro di voi, ma soprattutto anche contro l'Inter, Milan, eccetera, rompe sempre le palle come gioca. Te lo posso dire qua se vuoi, Doc. Oggi Atalanta vince 1-0. Così, risicato di corto muso, come direbbe Max Allegri. Che dissi che ti ho fatto. Ciao Doc, sei forza Inter, questo è il giorno dopo, di salita da Inter, dura dire se no soltanto Lautaro mostruoso, è un Inter che prima di Lautaro era passiva e bisogna cambiare questa cosa. Ciao.